Buona serata e ben ritrovati per l'edizione principale del telegiornale. In apertura l'ondata di maltempo che sta colpendo il nord ed il centro Italia è arrivata dall'Atlantico l'ultima perturbazione dell'anno con piogge forti e abbondanti nevicate sulle Alpi. Una violenta grandinata si è abbattuta nel primo pomeriggio sulla capitale Roma e anche si sono verificati cadute di alberi e rami. In alcune regioni c'è pericolo per il rischio idrogeologico per smog. Alle nord limitazioni per veicoli più inquinanti. Ci saranno venti freddi nelle prossime ore, ma si prevede un miglioramento della situazione nel prossimo weekend. Giovedì 28 e venerdì 29 dicembre presso il Teatro Roma di Cerignola nel Foggiano, la Compagnia dei Sogni presenta Il Segreto della Vita, musical in due atti liberamente ispirato alla favola di Pinocchio, diretti da Daniele Di Leo. Si tratta per alcuni della prima esperienza teatrale, anche perché il luogo nel quale è nata l'idea è una ludoteca locale e cittadina. Tra l'altro, ciò ha reso possibile il superamento di non poche difficoltà come la costruzione di scene e scenografie e mobili che ha saputo infondere fiducia allo stesso regista ed autostima a tutto il cast, ingredienti fondamentali per i ragazzi. Adesso parliamo di una bella notizia, ma più che notizia di una iniziativa significativa che è avvenuta in questi giorni a Foggia ed è stata realizzata da due giovani ragazzi, Carlo Della Pace di Foggia, Noi Siamo Perfetti, ed Andrea Castriotta, capitanata in sport. Come sapete, nel capoluogo dano lo sport principale è il calcio, ma i cosiddetti sport minori troppo spesso vengono trascurati. E allora che cosa è successo? Hanno creato un video e l'hanno fatto con alcuni atleti appunto di questi sport cosiddetti minori. Non vi svegliamo nulla, ma vi facciamo vedere uno spezzone. Buongiorno, non c'è nessuno? Buongiorno, signora, prego, mi dica! Ciao, vorrei prendere Scariozzi se possibile. Quant'è? Prendere Scariozzi voglio! Un attimo, il tempo di tagliarli e friggerli, signora. Martina? Eccomi! Ma tu chi sei? Io? Piacere, Martina Griscio, campionessa italiana di scherma. La scherma? Ma? Sì, signora. È che a Foggia esiste scritto pallone. Questo dunque è una parte dello spezzone del video. A Foggia non esiste solo il calcio che potete trovare integralmente sui canali YouTube. Noi siamo perfetti di Carlo Della Pace Foggia e anche su Capitanata in Sport di Andrea Castriotta. Nei giorni successivi poi vi faremo ascoltare le interviste che realizzeremo a qualcuno dei protagonisti citati. Vi basta solo ricordare che tra gli altri, oltre a quella che avete visto della schermitrice, ci sono anche altri sport come ciclocross, box, taekwondo, pesca sportiva anche, per cui vale la pena veramente di vederlo. Andiamo avanti con le altre notizie del telegiornale. L'ex presidente degli Stati Uniti Barack Obama ha concesso un'intervista esclusiva al BBC. Nel ruolo di intervistatore è stato il principe d'Inghilterra Harry. Obama, intervistato, ha messo in evidenza e in guardia l'uso irresponsabile dei social che sta distorcendo la capacità dell'opinione pubblica di comprendere questioni complesse diffondendo false informazioni. Chiaro il riferimento, pur senza citarlo, all'attuale presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Tra l'altro, Obama ha detto che tutto il lavoro che non è stato portato a compimento non è stato fatto nella miglior maniera. Durante il suo mandato ha espresso preoccupazione per come gli Stati Uniti si stanno muovendo, ma sottolineando che c'è serenità. Spostiamoci adesso a Rocchetta Sant'Antonio. La comunità di Rocchetta si trova sotto l'albero di Natale, un bel regalo, l'arrivo di una nuova biblioteca. Lo ha detto l'assessore locale alla cultura, Raffaele Mangino, dicendo che è stato approvato un progetto che abbiamo presentato alla Regione Puglia di 991.000 euro ed è stato ammesso e finanziamento. Siamo fieri ed orgogliosi del nostro impegno e con sacrificio e determinazione stiamo costruendo il futuro economico e sociale di Rocchetta.
In chiusura, la pagina sportiva Il Calcio è cominciata la prima tranche dei quarti di finale della Coppa Italia con la partita di sera all'Olimpico tra Lazio e Fiorentina, conclusasi con il successo biancoceleste per 1-0. Stasera grande attesa allo stadio San Siro per il derby milanese tra Milan ed Inter. Entrambe arrivano a questo incontro ad eliminazione diretta, lo ricordiamo, con sconfitte in campionato e che hanno un pochettino precluso gli obiettivi della stagione da parte di entrambe. Ed è tutto per questa edizione del telegiornale. Grazie per averci seguito. Prossimo appuntamento con la nostra informazione, domani mattina con la prima edizione alle 8:30. Buon proseguimento di serata e a domani.